Il secondo blocco del campionato 89-90, i risultati a memoria delle giornate dalla numero 10 alla numero 17. Ben ritrovate cari amiche, ben ritrovati cari amici, questa è seriamente la serie a memoria dal campionato 87-88 al campionato 2016-2017. E partiamo subito quindi andando a ricordare i risultati della decima giornata che si apre con Ascoli-Milan 1-0, Bologna-Atalanta 0-0, Bari-Cesena 2-0, Cremonese-Fiorentina 1-2, Genoa-Napoli 1-1, Inter-Lazio 3-0, Juventus-Sampdoria 1-0, Roma-Lecce 2-1 e Udinese-Verona 2-1. L'undicesima giornata si apre con Bari-Genoa 0-0, Fiorentina-Bologna 0-1, Cesena-Ascoli 1-0, Cremonese-Udinese 2-2, Lazio-Atalanta 1-2, Milan-Juventus 3-2, Napoli-Lecce 3-2, Sampdoria-Roma 4-2 e Verona-Inter 0-3 con la tripletta di Jürgen Klinsmann. Dodicesima giornata con Atalanta-Bari 0-0, Inter-Milan 0-3, Lecce-Cremonese 2-1, Bologna-Verona 1-0, Fiorentina-Ascoli 5-1, Genoa-Cesena 2-3, Roma-Lazio 1-1, Udinese-Juventus 2-2, Napoli-Sampdoria 1-1. E veniamo alla tredicesima giornata che si è aperta con Atalanta-Inter 2-1, Ascoli-Cremonese 0-1, Lazio-Genoa 0-0, Sampdoria-Bologna 3-0, Verona-Roma 2-2, Milan-Lecce 2-0, Juventus-Napoli 1-1, Cesena-Fiorentina 1-1. E andiamo a ricordare la quattordicesima giornata con Cesena-Inter 2-3, Genoa-Verona 0-1, Fiorentina-Roma 1-2, Milan-Bologna 1-0, Napoli-Atalanta 2-0, Cremonese-Juventus 2-2, Lazio-Bari 2-2, Udinese-Ascoli 2-0. Andiamo adesso a ricordare la quindicesima giornata che si apre con Ascoli-Lazio 0-0, Atalanta-Udinese 1-0, Bari-Napoli 1-1, Bologna-Lecce 2-1. Ho dimenticato alla quattordicesima giornata Lecce-Sampdoria 0-0. Tornando alla quindicesima, Bologna-Lecce 2-1, Juventus-Cesena 1-1, Inter-Genoa 1-0 con un rigore sbagliato dall'Inter con Brehme, Sampdoria-Milan 1-1, Roma-Cremonese 3-2 e Verona-Fiorentina 1-0. Andiamo adesso a ricordare la sedicesima giornata con Cremonese-Bari 0-2, Genoa-Atalanta 2-2, Fiorentina-Inter 2-2, Cesena-Sampdoria 1-2, Roma-Juventus 1-0, Milan-Verona 0-0, Napoli-Bologna 2-0, Udinese-Lazio 0-2 e Lecce-Ascoli 1-1. Infine l'ultima giornata di andata. Ascoli-Genoa 0-0, Atalanta-Fiorentina 0-0, Bari-Milan 0-1, Bologna-Roma 1-1 con il tremendo infortunio di Manfredonia, Inter-Udinese 2-0, Sampdoria-Cremonese 1-1, Juventus-Lecce 3-0, Bari-Milan 0-1, Lazio-Napoli 3-0 e infine Verona-Cesena 0-2. Queste erano le giornate dalla 10 alla 17 del campionato 89-90. Io vi do appuntamento a un prossimo video con il terzo blocco del campionato 89-90. Vi rinnovo l'invito a seguirmi sui miei profili social e a iscrivervi, a commentare e a seguirmi anche sul mio canale YouTube. Un saluto da Seriamente, la serie a memoria. Ciao!